Oggi sono 2 anni che Mina Bernieri se n'è andata e io desidero riprendere il discorso dell'intitolazione dell'asilo nido, che è sfumato così. E voglio farlo con una persona che era vicino anche politicamente, anche dal punto di vista amministrativo a Mina Bernieri, il dottor Giuseppe Messina. Da quanto tempo non ci vediamo, dottore? Da molto tempo. Da molto tempo. Direbbe il poeta. Però c'è un vissuto comune, no? Era progressista, amministrazione Bolzoni. Sì, Mina era un consigliere comunale, certo. E proprio del... Diciamo, era assessore. Era assessore e dell'organizzazione dell'asilo nido me ne sono occupato proprio io. Mi ricordo che per fare... io feci il progetto, gratis, manca a dirlo, il progetto del verde, dell'asilo nido, perché veda... I colori, in un bambino 3 mesi, fino a 2 anni, ma anche dopo, i colori hanno un'influenza molto particolare nel cervello, certo. No? Il rosso per la matematica, il blu per la letteratura e così via. E allora progettare quel verde, io sono agronomo, non fu semplice. E con l'aiuto poi dell'architetto Gagnotto, un bravo dipendente comunale, riuscimmo a fare anche il cartello, insomma, a dare un senso. Mi ricordo Mina veniva 75 volte al giorno. Così poche? Perché lei era così. Io, a me piaceva perché era così, non aveva una dimensione amministrativa dei problemi, aveva la dimensione del problema umano e del bisogno, per cui a lei non gli importava nulla, dico, se questa cosa si deve fare perché la gente ne ha bisogno, era così, no? E a me piaceva perché attraverso una mediazione, no, del ragionamento, degli aspetti tecnici, burocratici, perché veda, per me la politica, diciamo, nasce da una suggestione, per poi diventare un'idea. Poi diventa un progetto, diventa un modo di vivere. Un programma e poi un progetto, ma il progetto se non diventa atto amministrativo non è politica. Però è anche un modo di vivere. Certo, il suo era un modo, certo, di vivere. E lei viveva integralmente potendo questa dimensione sociale, perché si era data completamente, diciamo, agli altri. E questa era per me una cosa straordinaria. Cioè, a me piaceva, io a Mina, era come dire, una volta gli dissi, Mina, senti, se io avessi che in più o tu in meno, io mi sarei sicuramente innamorato di te, perché era sanguigna, c'era, a me piaceva questa passione sociale che la diciamo in qualche modo era etododiretta da questa passione per la vita e per gli altri, no? Cosa che raramente mi è capitato, diciamo, di incontrare, per questo mi piace ricordarla come una persona sana sostanzialmente e sgombra dalle sovrastrutture. A lei non della politica non importava niente sostanzialmente, a lei importava c'è un problema, dobbiamo risolverlo, certo. Basta, il resto non gli... Allora spesso, diciamo, come dire, entrava anche in contrasto, in polemica con gli altri, perché non conoscendolo, non riuscendolo a prendere, no? Guai se non fosse così. Non capivano sostanzialmente le sue pulsioni e il perché, non aveva nessun tipo di ambizione, non è che aveva aspettative, aveva un'aspettativa di chi, in questo caso noi, che eravamo tutti insieme, abbiamo conquistato incredibilmente, no, la città, no, l'amministrazione, certo. Diciamo, insomma, un'esperienza di discontinuità pazzesca, se pensate che noi, insomma, entrammo e trovammo 200 miliardi di lire di debiti, ne pagammo 140, quindi poi in euro rimasero 66 milioni di debiti, con Falco, che è la più grande disgrazia di questa città sul piano storico e amministrativo. In 7 anni si è arrivato a 350 milioni di euro di debiti, questo era il buon governo, diciamo, della destra. E mi ricordo, insomma, che Mina partecipava concretamente, diciamo, alle cose. Lei era una portatrice di problematiche, di bisogni, per cui c'era poco da discutere da questo punto di vista. Cioè, voglio dire, c'è nella fascia sociale una questione, c'è quella questione di quella famiglia, dobbiamo vedere come affrontarla. Non so se è chiaro. E mi ricordo molto bene, perché io non ero assessore del servizio sociale, era Pasquale Sarnelli. Certe volte diceva, Giuseppe, non ce la faccio, bambino, ma come devo fare? Perché lui aveva un'idea diversa di come affrontare le questioni, perché erano diversi, molto profondamente diversi, anche se erano di stessa radice culturale, insomma, cattolica, però lui aveva un modo di affrontare le cose che era molto diverso da come affrontava Mina. Cioè Mina si poneva poco le questioni sul piano tecnicamente, diciamo, sul piano tecnico-amministrativo. Diceva, questa gente dove la mettevamo a dormire? E pensava, giustamente io dico, che l'amministrazione, no, l'ente locale dovesse affrontare, doveva affrontare il problema. Non c'era discussione, insomma, su questo, no? Per cui lei entrava in contrasto immediatamente con l'assessore e dice, ma come, non ci sono i soldi? E che nemmeno me ne importa. Cioè, non so se è chiaro, no? E questo, diciamo... Lei si è dimenticato che io in quel periodo facevo le pulci del giornale di Napoli?
Però l'ho sempre detto, adesso non per piaggeria, era l'unica giornalista seria, beh, lì, in tutto quel contesto, sostanzialmente, di se lei se lo ricorda, insomma, io una volta c'era un consiglio comunale, fuori, insomma, sentì l'esigenza di dirle questo, perché ho sempre apprezzato, diciamo, questa sua capacità, perché cioè, i giornalisti in Italia hanno delle responsabilità straordinarie, insomma, è negativo, no? Basta questa vicenda, diciamo, della violenza, del fascismo, cioè, voglio dire, è una situazione assai preoccupante. Siamo un po' scaduti. Io ho voluto che lei fosse qua anche perché io voglio fare la polemica, e siccome è una delle poche cose che mi viene bene la polemica, ne voglio approfittare e la voglio fare. Ho parlato anche con Francesco, il figlio di Mina, perché lei lo saprà sicuramente. Saprà che Mina è stata male, si è sentita male, proprio il giorno in cui ha avuto contezza che l'asilo nido stava per essere completamente distrutto, e in quello stesso giorno ha fatto un'intervista con me, in quello stesso giorno lei è stata male e non si è mai più ripresa, e poi il 16 febbraio di qualche mese dopo, quel giorno, io mi sono sentita sempre, oltre che vicina, ma addirittura stranamente responsabile per non averle impedito di fare questa intervista, responsabile, ma io penso che dobbiamo sentirci tutti responsabili, soprattutto quelli che hanno contribuito e con il silenzio e con l'indolenza e con l'incapacità ad esserci, hanno contribuito a distruggere l'asilo nido comunale. Faccio un passo avanti, tanto per sintetizzare. Abbiamo fatto una raccolta di firme, abbiamo pensato che fosse giusto raccogliere le firme, ne abbiamo raccolte tantissime, perché l'asilo nido fosse intitolato a Mina, perché non si rispettassero i soliti tempi burocratici di 10 anni, ma se avessimo voluto aspettare 10 anni non avremmo raccolto le firme, giusto? Noi da qua abbiamo raccolto le firme perché si verificasse una cosa straordinaria, che era l'omaggio dovuto a una persona che si è spesa per la gente, che è morta per l'asilo nido, giusto? Dopo aver vissuto per l'asilo nido è morta facendo la battaglia per l'asilo nido che qualcuno voleva distruggere. Bene, le firme sono state raccolte, poi io ho fatto anche un'altra cosa in campagna, e mi piace ricordarlo e me ne assumo tutte le responsabilità. In campagna elettorale per le amministrative a Caserta ho chiesto a tutti i candidati sindaci di impegnarsi, chiunque di loro fosse stato eletto doveva impegnarsi a intitolare l'asilo nido. Naturalmente, devo dire in perfetta buona fede da parte di tutti, c'è stato l'impegno, è stato eletto Carlo Marino, c'è stato il doppio impegno, è stata fatta anche una delibera, mi pare, di consiglio comunale, non mi ricordo. Morale, a un certo punto le firme sono state raccolte, l'impegno non è stato mantenuto e c'è stata una spiegazione, per la verità, piuttosto nebbiosa, nebulosa, grigia. C'è stato uno scarico di responsabilità. Ora io voglio riprendere questo discorso, perché se c'è una raccolta di firme vuol dire, significa che la gente si è pronunciata, e fino a prova contraria mi pare che il popolo dovrebbe essere ancora sovrano. Se c'è una volontà popolare di intitolare, cioè non si chiede soldi, non si chiedono soldi, non si chiedono fatti straordinari, non si chiede niente, si chiede semplicemente di mettere il nome di Mina Bernieri all'asilo nido. Sì, l'asilo nido non c'è più, bene, noi lo mettiamo da un'altra parte, il nome di Mina Bernieri deve comparire in questa città. Io devo dire una cosa, attribuire, diciamo, intitolare l'asilo nido a Mina, secondo me possiamo senz'altro dire che è un atto dovuto, e non lo dico per piaggeria nei suoi confronti o della famiglia, perché voglio dire, siccome ero protagonista in quella fase, Mina è stata quello che tecnicamente potremmo chiamare un enzima, ovvero un acceleratore di processi. E tanto per capirsi, se nello stomaco non avessimo gli enzimi, la digestione durerebbe 12 giorni, grazie agli enzimi 2-3 ore. Questo significa sostanzialmente che grazie a Mina, alla sua attenzione, a volte diventava asfissiante, no? In effetti, diciamo, l'attenzione è stata rivolta verso una struttura che era assolutamente necessaria, ed è ancora di più assolutamente necessaria per la nostra città. Questa è la premessa che mi sembra importante, diciamo, rilevarla. Come no?
Da un punto di vista tecnico, giuridico, io ho fatto l'assessore alla toponomastica, perché quando entrammo in amministrazione, fece, la prima cosa che fece fu un censimento delle strade, e su 623 strade a Caserta c'erano quasi 200 senza nome. Mi ricordo. Via, casa e spazio. Questa è la democrazia cristiana. Mi ricordo. Oh, per cui diedi nome, insomma, a moltissime strade. Se si ricorda pure, ci fu la vicenda di Pierpaolo Pasolini, che il Consiglio Comunale, cialtronischiamente e in modo assolutamente, diciamo, vergognoso, bocciò la proposta di nominare una strada per Paolo Pasolini, e il capogruppo della maggioranza, della mia maggioranza, insomma, un gesto infante, disse: ma quello è un gay. Va bene, cioè, voglio dire, di per sé la cosa, diciamo, si qualifica. La scusa era stupida. Il Corriere della Sera, e quella della Sera, ricordo la città di Caserta, insomma, tra le ultime del mondo, per questa bocciatura della cosa. Allora, io pur non amando Pierpaolo Pasolini, trovavo la scusa stupida. Il mio riferimento, diciamo, fondamentale della mia vita, per la sua poetica. Veramente sua, stupida. Insomma, non mi fidavo del segretario comunale, e avevo ragione. Per tante ragioni, per tanti motivi che non sto qui a ricordare, ma una cosa era certa: non era competenza del Consiglio Comunale nominare le strade, era una competenza della Giunta, dice la legge. Quindi cominciamo col togliere sgombrare il campo al signor Marino Sindaco, quindi, di eventuali cose. Essendo la competenza della Giunta, il problema della denominazione dell'asilo nido a Mina si risolve, diciamo, volendo, due minuti. Facciamo 5, perché a Caserta, insomma, gli impiegati lavorano male, facciamo 10, via, facciamo 2 giorni. Bene. Va bene? Quindi, voglio dire, non è un problema di ordine amministrativo burocratico. Si dice il fatto delle 10 anni, è vero, ma è vero anche che nelle cose di eccezionalità del cittadino accusata, la legge dà questa possibilità. Quindi, voglio dire, scuse non ce ne stanno. Non ce ne sono, perfetto. Allora, io questo volevo sapere ufficialmente. C'è una volontà politica. E la volontà politica, siccome un politico si chiude dei fatti, un conto a chiacchiere, voglio dire, mi pare, no? Ne abbiamo anche le scatole piene, sostanzialmente, questi cialtroni che ci fanno finta di governare. Allora il punto è: se a Mina Venieri volete dargli l'asilo nido, lo potete fare. Io dico: lo dovete fare, lo dovete alla città. E noi lo dobbiamo tutti a Mina, per quello che Mina ha fatto per la città. Questo è un dato, sostanzialmente, incontrovertibile, e non è solo un atto di amore. Guarda, certo, no, io la ringrazio tantissimo, vuol dire che siccome il figlio di Mina questa notte l'ha sognata, ha sognato la mamma, ha sognato, io gliel'abbiamo fatto dire, e perché io voglio essere onesta anche in maniera impopolare, io nonostante l'affetto che ho sempre portato a Mina Bernieri, avevo dimenticato che oggi era l'anniversario della sua scomparsa, è la verità. E mi ha mandato un messaggio il figlio, senza ricordarmi che oggi era l'anniversario, ma dicendo: sai, questa notte ho sognato mia mamma ed era contenta, ed eravamo ad un convegno, quindi ho sognato mia mamma così com'era. Io attraverso questo messaggio ho realizzato di colpo che oggi era il giorno che Mina è. E la reazione successiva è stata che mi sono arrabbiata come una belva, perché ricordandomi Mina mi sono ricordata le scuse fumose, mi sono ricordata tutto, e mi sono ricordata soprattutto che l'asilo nido sta morendo, se non è già morto, è defunto, e mi sono ricordata soprattutto che non è stato intitolato a Mina. Ecco, in 10 minuti ho chiamato il figlio e ho chiamato lei. Le devo essere sincera, io avevo creduto che la decisione non la dovesse prendere la Giunta e non la potesse prendere la Giunta. Oggi lei mi apre uno squarcio, nel quale io mi infilo e difficilmente ci uscirò finché non esce l'intitolazione a Mina Bernieri. Allora io oggi dichiaro che questa gente che ci governa è bugiarda e me ne assumo le responsabilità. Se questo è un atto che può fare la Giunta lo deve fare immediatamente. Immediatamente lo deve fare, chiedendo scusa non a chi ha raccolto le firme, alla famiglia. Perché in questo caso chi governa la città è bugiardo. Loro possono anche, se vogliono, una pezza d'appoggio, perché c'è sempre, insomma,
potrebbe anche chiedere alla Storia Patria un parere. Sarebbe un modo come, diciamo, perdere tempo. Io conosco tanta gente, non ne ho conosciuta una che abbia fatto obiezione all'intitolazione. È proprio questo che fa arrabbiare, ecco. Perché voglio dire, perciò, chi dovrebbe opporsi a questa deliberazione? Nessuno, non si è opposto nessuno. Siamo alla sceneggiata, guardi, più totale. È un po' come il parco dei Monti. Siamo alla sceneggiata totale. Il parco dei Monti di Fatina, il parco comunale, sì, no? Cioè, se non si fa il parco omnicomprensivo ecumenico, non facciamo il parco? Ma se tu proponi il parco ecumenico non lo avrai mai, perché la normativa nazionale non consente più di fare gli altri parchi naturali. Certo. Il comune, se vuole fare il parco, se lo vuole fare, deve, con propria autonomia, in base alla normativa regionale, fare una delibera e molto semplicemente istituire questo parco, se lo vuole fare. Certo. Ma non lo vogliono fare, perché veda, siccome è stato cementificato appena appena il 98% del territorio, manca il 2%, cioè, vuoi mettere, insomma, no? Ecco. Ma adesso faranno, ma pare c'è anche, stanno facendo il carotaggio a Tuoro, perché vogliono fare un sottopasso a Piazza Somma, lo sapeva? No, non lo sapevo. Siccome ce ne sono tre ricettacoli dei topini della Fogna, dell'Alveo Reggio Fognario, che passeggiano di sotto in mezzo alla Munnezza, mancava il quarto. Queste adesso, non hanno idea. Adesso lei mi deve dire a cosa serve un sottopasso. Signora, ma noi ci dobbiamo chiedere, questa città dove sta andando? Qual è il progetto di città? Noi abbiamo da una parte Felicori, no? Che dice sviluppo turistico. Infatti è vero, cioè a Caserta da un bed and breakfast, 2005, il primo bed and breakfast, l'ha fatto mia figlia, giusto per capirsi, oggi ce ne stanno circa 70, di cui più della metà che sono fuori legge, va bene? La gente però ha capito che la direzione è questa, o poi che si faccia licitamente o licitamente, certo, questo è un altro discorso. Certo. Che fa l'amministrazione? Allarga la ZTL, ma facciamo schifo. Sì, un pochino sì. Io la ringrazio. Grazie a lei. Era veramente tanto tempo che non ci vedevamo.